Ciao amici del canale, ben ritrovati in questo nuovo video. Oggi vorrei con voi fare un test particolare, sempre della tecnica bow drill, ossia la tecnica d'archetto per l'accensione del fuoco. Un test particolare perché l'altro giorno, preparando il Fomes Fomentarius, il fungo esca, è uscito fuori questo pezzettino di Fomes, ok? E mi sono detto, caspita, chissà se come base per la tecnica bow drill potrebbe funzionare. E quindi ne ho conservato un pezzo e oggi insieme a voi vorrei fare proprio questo test. Facciamo la tecnica d'archetto utilizzando un piolo di nocciolo e la base di Fomes Fomentarius. Ovviamente questo è secco, ve lo faccio vedere da più vicino. Ecco qua. Utilizzerò la parte legnosa, non la parte morbida, diciamo, la vellutata. Utilizzerò quella legnosa. Lo spessore sarà un centimetro e mezzo all'incirca. Eccolo qui. Ok, ragazzi, non ci rimane che provare. Andiamo a vedere. Allora, ragazzi, ho preparato tutto, così il video non viene troppo lungo. La base ho già fatto un piccolo forellino. Iniziamo facendo ovviamente l'occhio del fuoco. Allora, vediamo un po'. Eccoci qua. Ok. Ora andrò a fare la V e vediamo se fa la braccia. Allora, ragazzi, la V, eccola qui. Non l'ho fatta molto ampia perché ho notato che il Fomes comunque è molto morbido come materiale e ho paura che durante la tecnica vada ad aprirsi e quindi a far scappare via il piolo. E di conseguenza ho fatto una V leggermente più stretta che arriva fino al centro. Vediamo se così funziona. Andiamo a provare. Ok, ragazzi, ci siamo. Iniziamo con calma, cioè andiamo proprio con calma, così riscaldiamo il tutto, in più facciamo anche un po' di polvere. Comincia a fumare, ma noi senza esagerare continuiamo. Vediamo se è andata. Fumare fuma parecchio.
sì. Alla grande proprio. Faccio vedere. È funzionato alla grande, direi. Ok. Eccoci qua ragazzi, il risultato. Vedete? Il mio consiglio è, se ci volete provare, il foro, cercate di farlo un pochino più interno perché altrimenti il piolo potrebbe scappare via, perché comunque si consuma molto facilmente il fomes. E niente ragazzi, siamo giunti alla fine, è stato interessante, non l'avevo mai provato, quindi è stato un buon test. Alla fine, se dovessimo trovare un fomes, possibilmente secco, lo possiamo comunque spaccare a fette con un coltello o con un'accetta, anche con un seghetto, anzi con un seghetto sarebbe anche meglio perché durante che si sega si fa una polverina che è ottima per come esca, quindi abbiamo una duplice funzione. E niente ragazzi, è stato interessante, ha funzionato molto bene direi, non ho fatto neanche troppa fatica. Il consiglio che mi viene da darvi è iniziate con calma per un bel po' in modo che non vi stancate troppo e producete una bella polverina che è molto infiammabile. E il foro non fatelo troppo all'esterno perché sennò rischiate, essendo molto morbido, che si apra e il piolo scappi via. E niente ragazzi, mi sembra di avervi detto tutto, è stato un test interessante, volevo condividerlo come sempre con voi. E niente, io vi ringrazio come sempre che mi seguite in tanti e vi ringrazio per la visione, spero che il video vi sia piaciuto e ci vediamo alla prossima. Vi ricordo sempre la pagina Instagram dove pubblico cose inedite e niente, vi saluto, ciao ragazzi, statemi bene.